Eccomi qua con voi, sono ritornata dalle mie vacanze. Io sono Rosy, ho il cartellino ma è un po' basso, non si vede, la prossima volta me lo attacco un po' più in alto. Parrucchieri Revolution, siamo a San Colombano all'Ambro, ve lo ricordo per chi non ci conosce. San Colombano all'Ambro, in provincia di Milano, in via Cesare Battisti al 20/1. E voglio farti una domanda oggi. Ci tieni veramente ai tuoi capelli? I tuoi capelli sono importanti fin da quando eri bambina? Io scommetto di sì, almeno per me lo erano e lo sono tuttora. Quante di voi investono tempo, denaro per avere dei capelli belli, per cercare di dare un aspetto più sano al capello, un sacco di sforzi, specialmente per chi li vuole tenere lunghi. Chi vuole tenere il capello lungo deve veramente sprecare perché ormai il tempo è diventato prezioso, tanto tempo per la gestione del proprio capello e denaro, perché se lo vuoi comunque tenere bello, devi sprecare denaro. E cosa succede? La maggior parte cosa fa? Compra balsami, compra creme, compra chi più ne ha più ne metta, tutti questi prodottini da applicare sopra il capello, ma inevitabilmente il capello forma le doppie punte. Tu ci metti tutto il tempo che vuoi, ci metti tutto il denaro che hai per avere dei bei capelli, tracca a un certo punto, li guardi e comunque dopo tutti questi sforzi hanno le doppie punte. Tutte queste alchimie, tutti questi prodotti, alla fine per la doppia punta sono palliativo. Non hanno una vera funzione, non hanno una vera funzione, sono quei rimedi che ti dicono: ma sì, prendi questo prodotto, vedrai che la doppia punta ti va via, ma sì, prendi quest'altro, l'ho provato, le sigilla. Assolutamente sono dei palliativi. L'unico rimedio per la doppia punta, quando il tuo capello è devastato, è così. Forbici, forbici. Allora cosa fai? Decidi? Vai a farteli tagliare. Hai deciso di farteli tagliare mantenendoli sempre lunghi perché tu sei amante del capello lungo. Quindi vai a farteli tagliare. Belli, torni a casa contenta, li lavi tu, li asciughi, track. Le doppie punte ci sono ancora. Anzi, addirittura la doppia punta, se guardi bene il tuo capello, non ce l'hai solo lì sulla punta, è un giro di parole, non ce l'hai solo lì sulla punta. Ti sembra di avere le doppie punte su tutta la lunghezza addirittura. E io a questo punto voglio farti un'altra domanda. Con cosa ti hanno tagliato i capelli? Con cosa hanno cercato di toglierti le tue iniziali doppie punte? Ti do tre opzioni: forbici normali a lama piena, rasoio o sfilzino o forbici dentate. Prova a pensare con quale di questi tre attrezzi ti hanno tagliato i capelli. Perché se te li hanno tagliati con il rasoio, con lo sfilzino, con le forbici dentate, è palese che tu abbia ancora di più la doppia punta. Lo sfilzino, se ti hanno tagliato i capelli con lo sfilzino va a peggiorare, il rasoio, va a peggiorare la situazione del tuo capello, va a peggiorare le tue doppie punte. In più,
cosa fa? Ti crea ulteriore problema sul colore, perché se tu hai i capelli colorati, rischi in questo modo che il tuo capello, la prossima volta che ti fai il colore, non prenda più, o comunque rimanga molto sbiadito sulle lunghezze, perché questa tipologia di attrezzi va a disidratare la struttura. Non è che lui disidrata il capello, però impoverisce talmente tanto il capello che il tuo capello poi si disidrata facilmente, quindi anche il tuo colore fa fatica a rimanere all'interno del capello, quindi il capello ti rimane magari un bellissimo colore sulla radice. Non voglio non voglio obiettare sulla tipologia del colore, ma sulle lunghezze un capello trattato in quel modo, con quel tipo di attrezzo, peggiora la tua situazione delle doppie punte, anzi ti crea un ulteriore problema sul colore, perché il tuo colore non tiene più, non rimane più all'interno del tuo capello, perché col tempo si disidrata molto più facilmente. Quindi quando hai una problematica del genere, anzitutto non devi arrivare ad avere un problema del genere, perché la doppia punta, non devi arrivare ad avere la doppia punta, ma se ti accorgi di averla e vai a farti tagliare i capelli per togliere le doppie punte, perché abbiamo detto che l'unico rimedio per togliere le doppie punte è tagliarli, mi raccomando, alzati immediatamente dalla poltrona, anche se hai i capelli bagnati, se vedi che prende in mano il rasoio, lo sfilzino o la sfoltitrice, scappa, scappa subito se non vuoi peggiorare la situazione. Solo forbici a lama piena, come qui alla Revolution, utilizziamo solo forbici a lama piena per tagliarti il capello in maniera netta, decisa, in modo che il tuo capello rimanga sempre consistente e non vada a sfibrarsi. In più, la graduazione, una graduazione eseguita esclusivamente appunto con le forbici a lama piena, che ti darà al capello più volume là dove serve, chiaramente, e toglierà volume là dove invece dobbiamo toglierlo, ma sempre rispettando la struttura del tuo capello, per far sì che le tue doppie punte non si formino mai, mai, mai. Quindi diffida di chi usa certi attrezzi per tagliarti i capelli, se non vuoi avere dei capelli brutti, chiaramente. Se invece vuoi avere dei capelli brutti, fatti pure tagliare i capelli con il rasoio. Detto questo, io vi saluto. Ci vediamo con me mercoledì della settimana prossima, con Paolo venerdì con una nuova diretta. Ciao a tutti, buona giornata e buon appetito!